Vediamo in questa lezione un altro errore che non devi assolutamente commettere quando lavori con Photoshop. L'errore in questo caso riguarda il pannello dei livelli. Ora, quando abbiamo a che fare con documenti complessi, con tanti elementi grafici, come potrebbe essere il documento che stai osservando in questo momento, è consigliato andare ad organizzare i vari livelli, quindi i vari strati che compongono il progetto, in cartelle o gruppi, e in alcuni casi è necessario anche associare dei colori a livelli o a gruppi. Prendiamo l'esempio di questo layout, di questa home page, di questo sito web. All'interno, come vedi, abbiamo tanti elementi grafici, abbiamo dei testi, dei rettangoli, dei loghi, abbiamo addirittura elementi con delle maschere, insomma, tanta roba che non è stata organizzata correttamente. Ora, non so se mastichi un po' di web design, ma di solito quando si va a creare un'interfaccia grafica per un sito web o per un'applicazione, si lavora all'interno di diverse sezioni. Si lavora per esempio nella sezione header per quanto riguarda il logo, il menu, poi si lavora nella parte chiamata hero, che solitamente è la sezione subito sotto leader, quindi dove troviamo in questo caso un'immagine, un titolo, un sottotitolo, una call to action, e poi si lavora nelle varie sezioni. Quindi in questo caso, volendo per esempio organizzare un progetto, il progetto in cartelle, in gruppi, potremmo riunire tutti gli elementi che fanno parte del leader, quindi il menu, la call to action in alto a destra e il logo, li possiamo selezionare in questo modo e anziché lasciarli tutti sparsi dentro questa tavola da disegno, li possiamo inserire in un gruppetto, quindi facciamo un bel Ctrl Command G, verrà creato il gruppo che si chiamerà gruppo 1. Lo possiamo chiaramente rinominare in header e poi all'interno possiamo organizzare ulteriormente gli elementi in sottocartelle. Per esempio, questi due elementi che compongono il pulsante Discord potrebbero essere raggruppati in un'altra sottocartella che possiamo chiamare Discord Call to Action, quindi CTA. Ok? Il menu potrebbe essere raggruppato in un'altra cartella che chiamiamo menu. Ok, quindi possiamo continuare ad organizzare il nostro documento in gruppi, in sottogruppi. La stessa cosa vale per la sezione centrale, quindi la hero. Possiamo prendere tutti questi elementi e raggrupparli dentro un gruppo che chiamiamo proprio hero e all'interno, chiaramente, se necessario, possiamo effettuare ulteriori raggruppamenti. Per esempio, questo pulsante lo inseriamo in un altro gruppo che chiamiamo OpenSea. CTA. Ok? La stessa identica cosa vale per questi tre banner. Questi li possiamo raggruppare singolarmente, prima di tutto, in questo modo. Quindi selezioniamo gli elementi, facciamo dei diversi Ctrl Command G, scusa, poi li rinominiamo e alla fine creiamo un'unica sezione con tutti e tre i gruppetti. Ok? Quindi selezioniamo tutti e tre i gruppi in questo modo. Ctrl Command G. E la chiamiamo per esempio sezione 1, ok? Dove all'interno abbiamo i tre gruppi che potrei tranquillamente anche rinominare in banner 1, banner 2, banner 3, ok? Così abbiamo organizzato correttamente il nostro progetto. Se poi troviamo all'interno del nostro progetto tante cartelle, possiamo anche assegnare dei colori sia ai livelli che alle cartelle. Ad esempio, il logo lo possiamo colorare di rosso, per poterlo identificare rapidamente. Oppure potremmo avere, non so, un elemento particolare o una cartella particolare che dobbiamo modificare spesso e quindi per identificarla velocemente la possiamo colorare per esempio di giallo. Vedi che in corrispondenza del livello viene associato un colore giallo, colore che possiamo associare chiaramente a tutti i vari livelli, ok? Se avessimo per esempio una leggenda potremmo al volo capire che il gruppo giallo è relativo al leader, il gruppo verde è relativo all'hero, il gruppo, che ne so, grigio è relativo alla sezione 1, eccetera, eccetera. Ok, quindi mi raccomando, quando lavori all'interno di Photoshop e hai a che fare con tanti elementi grafici, organizza sempre correttamente il pannello dei livelli. Questo è molto, molto importante.